Lo scopo della figa di legno FDL è quello di ottenere conferme per la propria autostima, possibilmente riducendo alla pazzia gli sventurati corteggiatori che di solito appartengono alla categoria dei morti di figa, vedere il video. I quali, nonostante la profusione di frasi bovinamente copiate da siti di aforismi di Oscar Wilde e Pablo Neruda, vengono regolarmente lasciati a bocca asciutta. Allora, dopo aver ricevuto centinaia di messaggi del tipo sublime, divina, tuo padre era un ladro, ha rubato 2 stelle, ti sei fatta male cadendo dal cielo, sei un angelo, la FDL non lo manda a quel paese come si meriterebbe, ma risponde con un emoji. Allora, il bostegatore, che ovviamente ha sparato lo stesso messaggio ad altre 38 ragazze, vede la risposta e dice wow, parte in tromba con delle frasi che manco Fabio Volo. Questa è niente. Poi dopo 3 giorni, tac, un altro faccino. Ovviamente usa gli emoji meno compromettenti. Mai un cuoricino, mai il faccino che dà il bacino col cuoricino, ma niente. Ti piazza lì il faccino che ride, che è il più sfigato dei faccini. Il tampinatore va avanti, ancora complimenti, lodi sperticate, a volte invio di... La cosa va avanti per mesi, anni, e il povero MDF viene irretito come dalle sirene di Ulisse. Poi a volte dopo mesi di silenzio, la figa di legno ti butta lì un sì, casuale. Allora il tampinatore, che quasi sempre cancella i messaggi perché è fidanzato, non sa più che cosa gli aveva detto. Allora è disperato. Sì a cosa? Un caffè? Un caffè? C'è gente che per 15 anni l'ha battuta una figa di legno senza mai arrivare a un livello superiore a quello del ci vediamo per un caffè? Che tipo è? FDL è un tipo abbastanza attraente. Si gioca sempre di particolari sexy, sia dal vivo che nelle immagini sui social. Ovviamente fanno perdere lucidità ai tampinatori. Attenzione però a non confondere la figa di legno con la gatta morta, che invece è molto più low profile come look, schiscia, non simpaticissima, ma molto più pericolosa, specie con i fidanzati delle sue amiche. Quindi articolo che per i tampinatori offre molti più sviluppi dell'FDL. Allora, figa di legno la dà all'unico che non se le fila. Di solito di collocamento sociale medio-alto, a volte pure stronzo. La specialità della FDL è frenzonare i corteggiatori. Dopo 8 mesi di corteggiamento, lei è l'artista dell'abbraccio fraterno, la campionessa mondiale della deviazione in corner, del bacetto finito sulla guancia, la poetessa del non ti bacio, ma chiamami domani. Insomma, il frenzonamento è al suo apice quando siete andati a prenderla. Lei scende con scollatura vertiginosa. Voi avete dato il massimo, aperitivo, cena fuori, discoteca. L'avete riaccompagnata a casa. Lei vi ha fatto salire. Ovviamente ci avete provato. E vi arriva la famosa frase sepolcrale. Ma no, così stai rovinando la nostra splendida amicizia. Perché hai fatto questo? Io mi ero aperta con te, mi fidavo. Le cose tra noi non saranno più le stesse. E meno male, cazzo.